Ho sognato un fienile, illuminato da una luce elettrica accecante, con le pareti sbiancate e lisce. In questo spazio immenso c'era un ago lungo, fine, brillante. Avevo paura. Il mucchio di fieno diventava sempre più grande e l'ago possedeva un'enorme tensione elettrica che comunicava al fieno. Le stesse sensazioni che provavo nel sogno si ripercuotevano nella realtà. Una realtà che era solo mia. Lì mi sentivo rinchiusa, come in un recinto, meccanico, senza nessun senso. Ogni cosa perdeva colore, solo buio e un bianco terribile, teso all'estremo. Spesso mi sentivo avvolta da una pallida nebbia. Fa freddo. Sono nel gelo. Il sistema vuole prendermi. L'acqua sale e sto affogando. Tutto ha una maschera di ghiaccio. Non vedevo altro che denti scintillanti, bianchi, sotto una luce implacabile. Il sistema mi obbligava a punirmi. Volevo fermarlo. Volevo tagliarmi la mano destra, la mano del comando, ma non potevo. Quello era il mondo della follia e la luce era la percezione dell'irrealtà. Perché tutto intorno a me si agita senza una ragione? Marionette, fantocci privi di volontà, caricature dalle voci metalliche. E perché tutti hanno una testa di corvo piccola piccola abbandonata sul collo? Il mio mondo è finzione, è inumano, è grottesco. Alberi e siepi di cartone dipinto, quinte di palcoscenico lungo una strada indefinita.